Fateci caso, contrabbandieri e cacciatori d'Italia ne abbiamo visti a più non posso nell'universo videoludico di Star Wars. Ma cosa sia davvero una canaglia e cosa voglia dire collaborare con la criminalità organizzata è qualcosa che non è mai stato approfondito. E questo aspetto è proprio quello che ha reso Star Wars Outlaws interessante fin dal suo annuncio, ovvero la promessa di un titolo dedicato all'immaginario creato da George Lucas capace di affrontare una timeline familiare, ma attraverso una lente diversa. Durante i giorni della Summer Game Fest di Los Angeles, Ubisoft ci ha permesso di provarne una demo divisa in tre piccole parti, che ci hanno dato quindi un assaggio di quello che ci aspetta nell'avventura di Kai Vess e del suo compagno Nix. Seguiteci dunque nell'iperspazio se volete saperne di più. La prima delle tre demo ha visto Kai e Nix esplorare il relitto di una vecchia nave risalente al periodo dell'Alta Repubblica con l'obiettivo di recuperare dei componenti da riportare sulla Trailblazer. Ed è un incarico tutto sommato semplice, utile oltretutto a prendere dimestichezza con le abilità della protagonista e il suo equipaggiamento. Kai è infatti dotata di un blaster con tre diverse modalità di fuoco. I proiettili al plasma sono infatti l'ideale per eliminare i nemici nella maggior parte delle situazioni. Quelli a ioni invece sono utili per disattivare gli scudi. E infine è presente anche un'opzione stun capace di stordire con un sol colpo gli oppositori, ma che necessita anche di diverso tempo prima di essere ricaricata. Ispirandosi alla meccanica del Deadeye di Red Dead Redemption, gli sviluppatori hanno inoltre dotato Kai di un'abilità che permette di rallentare il tempo, selezionare più nemici ed eliminarli all'istante con una raffica di colpi precisi. Va comunque segnalato che, come in altri giochi d'azione di Star Wars, il blaster non ha un limite di munizioni, ma comunque bisogna stare attenti a non surriscaldarlo. L'arma può però tornare utile anche al di fuori degli scontri a fuoco. Alcuni dispositivi e interruttori richiederanno infatti di essere alimentati attraverso dei colpi a ioni, sebbene gli enigmi ambientali non si siano mai fatti particolarmente ardui nel corso della demo. E così, dopo l'immancabile susseguirsi di salti su piattaforme arrampicate, Kai si è ritrovata a dover superare un plotone di Stormtrooper nell'hangar di un incrociatore prima di darsela a gambe levate verso il pianeta Toshara. A differenza di altri titoli dedicati a Star Wars in cui il viaggio da un pianeta all'altro avviene in maniera automatica, in Outlaws sarà invece possibile pilotare direttamente la Trailblazer per consegnare carichi di contrabbando, sfuggire ad attacchi di pirati e inseguimenti da parte dei caccia imperiali. E l'incontro con un gruppo di navi Tie dell'Impero è stata quindi l'occasione per provare proprio questo tipo di situazioni. La nave di Kai è ben armata e, pur non possedendo l'agilità di un X-Wing, è comunque in grado di eseguire accelerazioni nonché veloci manovre per mettersi in coda ai nemici. L'impressione, tuttavia, è che il team di sviluppo abbia cercato il giusto equilibrio per non rendere i controlli della Trailblazer troppo scattanti. Pilotare il pezzo di ferraglia di Kai deve essere sì divertente, infatti, ma senza far dimenticare la sensazione di essere continuamente braccati. I combattimenti spaziali ricordavano poi vagamente quelli di Battlefront, con un sistema molto semplificato e accessibile, ma tutto sommato anche coinvolgente, specie quando ci si trova a volare in mezzo ai detriti di navi distrutte e asteroidi. Quando si riesce poi ad eliminare tutte le navi ostili, è possibile anche decidere se esplorarne i dintorni in cerca di risorse da raccogliere oppure dirigersi a tutta velocità verso uno dei pianeti. La parte più interessante della demo è stata tuttavia l'ultima, ossia quella che ha visto Kai impegnata in una missione sul pianeta Kijimi. Visto per la prima volta in episodio 9 l'ascesa di Skywalker, questo mondo innevato viene esplorato in maniera più dettagliata e interessante in Outlaws, e questo proprio perché si ha modo di approfondire le dinamiche tra le famiglie criminali del luogo. L'obiettivo in questo caso è quello di infiltrarsi in una base dell'organizzazione Alba Cremisi per recuperare una reliquia e portarla alla regina degli Ashiga, nella speranza di poter rafforzare i rapporti con quest'ultima fazione. Così, sgattaiolando nei condotti d'aria, hackerando terminali attraverso semplici minigiochi e facendosi aiutare da Nix per creare dei diversivi, è possibile affrontare l'intera missione senza farsi mai notare. L'anima stealth dell'avventura sembra insomma perfettamente in linea con i suoi combattimenti corpo a corpo e le sue fasi spaziali. Non aspettatevi quindi un sistema di furtività vario o dallo spessore particolare, quanto piuttosto una miscela accessibile di azione, esplorazione e stealth. Purtroppo però nel corso della demo non è stato possibile salire in sella allo speeder di Kai per esplorare la mappa open world, che dovrebbe tuttavia rappresentare un elemento importante dell'intera esperienza. I pochi minuti a nostra disposizione li abbiamo invece spesi per visitare uno degli avamposti brulicanti di viaggiatori, commercianti, criminali e soldati imperiali. Una sorta di città sotterranea, quindi, dove mercanteggiare o prendere parte a una serie di attività, come ad esempio le partite a sabacc, le scommesse clandestine, oppure un minigioco arcade che strizza l'occhio al primissimo shooter da sala giochi di Star Wars.
Sfortunatamente alcune delle aree erano inaccessibili perché sotto il controllo del clan Ashiga, e portare a termine delle missioni per conto di tale fazione vorrà dire guadagnare anche il diritto di entrarvi. Certo, tuttavia, nell'avventura non sarà possibile essere amici di tutte le fazioni e bisognerà quindi scegliere con chi collaborare e chi tradire, con la consapevolezza che ottenere i favori di alcuni clan porterà inevitabilmente a indispettire i loro rivali. Il breve tempo passato con Star Wars Outlaws ci ha permesso di avere un piccolissimo assaggio dell'avventura, sebbene ci siano ancora diversi interrogativi su alcuni elementi fondamentali come ad esempio l'esplorazione del mondo aperto e le conseguenze concrete delle proprie decisioni. C'è poi anche la curiosità di scoprire come evolverà il personaggio di Kai durante la storia, e sospettiamo che difficilmente diventerà un protagonista negativo, ma certo non ci dispiacerebbe vederla combattuta magari mentre si trova a lavorare con spietate famiglie criminali. Voi invece che cosa ne pensate? Quali opzioni credete che metterà a disposizione una struttura come quella di Star Wars Outlaws sul fronte dello sviluppo del personaggio? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sul gioco in vista della sua uscita prevista per il 30 agosto su PC e console di ultima generazione. Come sempre, prima di andare ricordatevi di lasciare un bel mi piace e di dare un'occhiata ai contenuti qui accanto. Noi invece ci rivediamo al prossimo video, sempre qui, su multiplayer.it.